spesso che quando uno teme una malattia, probabilmente se la trae. Presso un'altra fonte è stato detto un concetto che io credo simile, che per materializzare un desiderio non bisogna averlo in maniera passionale, ma bisogna tenerlo nel sottofondo della propria giornata senza volerlo passionalmente e allora si materializza. È vero? Tutto ciò che vi raggiunge è vero. Anche le nostre parole che vi giungono, diverse o in contraddizione tra loro, alcune volte, sono tutte vere, esattamente perché non esiste un'unica regola per ognuno di voi e non esiste una via da seguire che sia giusta per tutti quanti. Noi vi diciamo di non dare troppa importanza al vostro mondo del pensare, ma di pilotarlo piuttosto verso quello che è la vostra essenza e di fare in modo che sia la vostra anima a insegnare alla vostra mente come muoversi, senza che avvenga l'opposto, ossia che la vostra mente si trovi a decidere per tutto il vostro cammino, facendo così in modo che anche situazioni già superate, già inferiori, diciamo, al vostro modo d'essere attuale, vi possano ritornare. E vi diciamo pure che tutte le parole in cui avete creduto fino adesso sono vere e sono false allo stesso tempo, perché per voi è necessario rinnovarsi al cambiamento attuale del vostro essere in continua trasformazione. Allora sappiate distinguere quello che siete ora da quello che eravate una settimana fa, da quello che eravate ieri o 5 minuti fa. Sappiate accorgervi dell'istante in cui vivete, del momento in cui siete adesso, unico e immenso. Non vivete le situazioni della vostra vita come fossero un continuo ripetersi di eventi, tutti simili tra di loro. Sono molto diversi gli eventi, sono molto diverse le parole che vi diamo oggi rispetto a quelle che vi davamo ieri. Dovete soltanto accorgervene. Finché non ve ne accorgerete e vi sembrerà tutto uguale, vi troverete immersi nel buio o in una pseudo dimensione lunare in cui tutto quello che vedete è ombra. Accorgetevi che la vostra vita può seguire più dimensioni e più direzioni contemporaneamente e non c'è bisogno di eliminare nulla e nessuno da voi. Non avete bisogno di scartare chi vi pesa o chi non vi è simpatico, così come non avete bisogno di subire quelle situazioni che vi sembrano pesanti. Ciò che potete fare è semplicemente ricaricare il vostro essere, guardandovi allo specchio, attraverso la vostra stessa luce, senza dare le colpe a chi vi circonda, senza incolpare gli altri, di limitarvi nella vostra libertà, perché così facendo non farete altro che creare delle scuse per la vostra mente, in grado di gratificare poi il vostro ego più basso. Perché in un certo senso vi state trovando in una guerra contro il vostro ego in questo momento, nel momento in cui decidete di muovervi verso la vostra spiritualità, incontrerete il vostro ego che vorrà farvi sentire migliori rispetto agli altri, diversi rispetto a quelli che non la pensano come voi. Ma non è così. Non è dal credere spirituale che percepirete l'essenza di un individuo. La percepirete dal suo sguardo, dal suo modo d'essere, da quello che vi trasmette. E allora non saranno le parole a convincervi dei fatti che vivete.
ma la vostra stessa consapevolezza, la vostra capacità di rendervi conto di quali siano le parole e i fatti reali che vi appartengono e quali invece quelli che appartengono ad altri. Perché ognuno di voi ha un mondo d'appartenenza che è attualmente diverso da quello di chi vi è accanto, poiché l'immensità è composta anche da questo. Per ricongiungervi c'è ancora della strada. Non vi preoccupate di questo, preoccupatevi di andare oltre quei limiti che vi fanno sentire la vita pesante. Preoccupatevi piuttosto di tornare leggeri e di gioire per le giornate che iniziano dal mattino e vanno avanti fino alla sera, rendendovi sempre più forti, sempre più consapevoli, sempre più felici. Accorgetevi della vostra capacità di essere realmente felici per come siete, per dove siete e per quello che fate. Ritrovate voi stessi in questo modo. Ritrovatevi semplicemente vivendo serenamente quello che la vita vi propone. Non siate in continua lotta con quello che volete fare, con quello che la vostra mente vi dice che volete fare, perché voi non siete lì. Voi non avete bisogno di fare nulla per essere più felici, ma di essere presenti nell'istante in cui siete. Ecco cosa vi darà felicità. La percezione del presente vi darà grande gioia.